Eccoci, benvenuti a Focus. Cominciamo un'altra settimana con la nostra rubrica di approfondimento sotto i riflettori, un fenomeno che ormai da tempo corrode e incide in maniera negativa sul nostro territorio, ma non solo, ovvero il caporalato, lo sfruttamento nelle serre. Ne parleremo con gli ospiti di oggi, che saluto. Giuseppe Scifo, bentornato, segretario della Camera del Buongiorno. Lavoro di Vittoria. E un saluto e benvenuto a Sandro Gambuzza, presidente della Confagricoltura. E allora, proprio in queste ore ci sono state delle azioni, degli interventi della Guardia di Finanza, però è un fenomeno che se ne parla, se ne discute, sì, però sembra molto radicato, no? Difficile da estirpare. Sì, è un fenomeno che, come emerge dalla cronaca, riguarda non solo Vittoria, ma riguarda un po' tutti. Il contesto del lavoro agricolo, in particolar modo il lavoro agricolo stagionale. L'ultima operazione condotta dalla Guardia di Finanza, appunto, fa emergere una situazione, appunto, di interposizione di lavoro tra lavoratori stranieri, in questo caso rumeni, e un'azienda che li utilizzava. A condizioni, oltre che dal punto di vista contrattuale, non sono stati riscontrati pressoché, mi pare, lavoratori in nero, ma sono stati riscontrati appunto buste paghe fittizie, condizioni salariali assolutamente diciamo, al di fuori di quella che è la contrattazione. Si parla addirittura di 25 euro giornaliere, ma la cosa che viene sottolineata, almeno da quanto dichiara la Guardia di Finanza, sono le condizioni degradanti di lavoro e di vita che riguardano questi lavoratori. Si sa che spesso questi lavoratori vivono anche nelle aziende agricole e spesso vivono in condizioni appunto di abitabilità, di condizioni igienico-sanitarie, diciamo, poco edificanti. Tutto questo fa parte di un contesto che riguarda il caporalato in parte, ma riguarda più in generale una condizione di sfruttamento che c'è in questo comparto. Gambuzza, la presente, la Confagricoltura sul pezzo, oltre a, insomma, tenere vigile la guardia, No, cosa. io avevo una riflessione volevo fare. Intanto, Certo. buongiorno, buongiorno. Il fenomeno del lavoro grigio, perché di questo si parla, sostanzialmente l'ha detto Peppe stesso, si trattava di lavoratori ingaggiati che probabilmente un po' fuori da quello che sono l'inquadramento La contrattuale, poi parleremo di tutt'altro. È un problema, diciamo, che non coinvolge, dice, dobbiamo essere anche abbastanza seri, non coinvolge soltanto l'agricoltura, quindi criminalizzare il settore agricolo. Come il settore, unico. l'unico settore in cui esiste la piaga del lavoro grigio, direi in questo caso, non mi sembra generoso nei confronti del settore che già ha tanti problemi, fra l'altro. L'altro aspetto è chiaramente legato al fatto di un sistema di reclutamento fuori dalla norma che sicuramente penalizza i lavoratori e che purtroppo si inserisce in quelle che sono le esigenze temporanee del lavoro in agricoltura relativa ad alcune fasi. Va combattuto, quindi bene fanno le forze dell'ordine a intercettare questo fenomeno. È bene, è giusto che fra l'altro ne venga data anche divulgazione. Però è chiaro che lo sforzo che dobbiamo fare è quello, e su questo ci sentiamo impegnati, è quello invece di condurre le imprese in una rete virtuosa di lavoro di qualità, che possa essere premiata attraverso un sistema Incentivare, di stimolare. premialità e che possa anche costituire, diciamo, un titolo preferenziale anche nel mercato. È un'idea fattibile quella del Presidente, un Assolutamente incentivo, uno sì, è stimolo. un'idea non solo fattibile, è un'idea che già ha preso i suoi primi passi a Ah, livello già. istituzionale con la rete del lavoro di qualità promossa dal Ministero per le politiche agricole. È anche frutto della nostra discussione, dico nostra, della discussione che c'è tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali, perché c'è l'esigenza di creare uno spartiacqua tra quelle aziende, perché ogni tanto si parla di generalizzazione, io non vorrei strumentalizzare,
né da un lato né dall'altro, perché quando chi dice che il territorio è sempre diciamo, sottoposto a situazioni di carattere scandalistico, dall'altro lato però magari preferisce il silenzio attorno a queste questioni. Noi dobbiamo essere invece molto diciamo, onesti e sereni nell'affrontare il problema. Il problema c'è e riguarda sì tutti i settori, la questione del lavoro grigio, la questione del sottosalario. In particolar modo dico l'agricoltura, perché le condizioni di lavoro e di salario costituiscono una situazione di per sé un po' più grave rispetto agli altri contesti. Quello che c'è di bisogno è appunto creare uno spartiacque tra le aziende sane che ci sono, che per fortuna nel territorio, e ci sono non solo a dimostrazione del fatto che c'è il lavoro di qualità, c'è la produzione di qualità, ma che c'è anche un modo per stare nel mercato, e spesso queste aziende che appunto sono diciamo, al di fuori da questo fenomeno del caporalato e dello sfruttamento, sono aziende che in questi anni sono cresciute, vanno avanti. Quindi questa è la strada da intraprendere all'interno di un'idea complessiva di sviluppo e di cambiamento dell'agricoltura di questo territorio, perché la cosa che diciamo risalta è che ci troviamo di fronte ad un comparto che ha di sicuro mille problemi, soprattutto di carattere strutturale, ma c'è anche una tendenza, un andamento economico che invece, come si è detto in questi anni, risulta essere anticiclico, nel senso che il comparto agroalimentare nel suo complesso è un comparto che che si è sviluppato anche in questi anni, ha retto soprattutto in questi anni di crisi economica. Questo rappresenta un'opportunità per questo territorio, e però l'opportunità non può essere solo dal punto di vista, diciamo, del profitto delle aziende, deve essere un'opportunità per tutto il territorio, che deve innescare anche meccanismi di redistribuzione del reddito, perché ad esempio quando si parla di una azienda con più di 40-50 operai tenuti a quelle condizioni, già stiamo parlando di un'azienda che ha una sua dimensione, un suo fatturato, e quindi il surplus che viene a mancare dall'applicazione del sottosalario, quello è proprio, come dire, uno spostamento di soldi che va dagli operai e rimane all'impresa. Questo è un punto, secondo me, anche nevralgico del discorso. E poi la diffusione del fenomeno, Presidente, no? Anche per questi... Ah, veda, due parole ancora inquadrare un po' la realtà. Confagricoltura evidentemente non è soltanto contrario, ma ha tutto l'interesse a combattere questi fenomeni, per un semplice motivo, che evidentemente fenomeni degenerativi, come purtroppo accadono, evidentemente intaccano la concorrenza fra le imprese invece che si sforzano, cercano e sono nel calare dell'assoluta legalità. Evidentemente questi fenomeni minano o danneggiano le imprese, chiamiamolo fra virgolette, in regola, cioè che sono inserite in un percorso virtuoso. Detto questo, il quadro in provincia di Ragusa è questo: circa 10.000 imprese, aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio, agricole, 10.000 nella provincia, 25.000 operai agricoli, 3 milioni e mezzo di giornate lavorative. Cioè, se non inquadriamo cosa vuol dire il settore agricolo, ritengo che un ragionamento non possa essere fatto. Esistono casi, per fortuna pochi casi, anche se gravi, pochi casi, non possono inficiare un comparto così importante. Anche questi casi vanno combattute, vanno sanzionati, e su questa base evidentemente siamo andati noi a Roma con 20 imprese del territorio ragusano, siamo state ricevute dal presidente Guidi di Confagricoltura, abbiamo espresso la volontà di aderire in massa, alla rete per il lavoro agricolo di qualità istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole con l'INPS. Si è costituita una cabina di regia, a questa cabina di regia, a parte, diciamo, i ministeri interessati del lavoro, dell'agricoltura,
ne fanno parte anche le parti sociali, quindi in questa cabina di regia è rappresentata sia i sindacati che i datori di lavoro. Stiamo intraprendendo questo percorso a delle condizioni, evidentemente, che questo percorso si rivolga non alle imprese nate senza peccato un anno fa, perché le nostre imprese agricole hanno per fortuna una tradizione che molte volte di più generazione, sono famiglie radicate, e evidentemente per piccole aspetti molte volte formali relativamente al contenzioso non possono aderire a questo, non potrebbero aderire alla rete per il lavoro di qualità in agricoltura. L'altro aspetto è quello che se non c'è un sistema premiale, come ho detto poco fa, difficilmente questa rete. Presidente, dice che attenzione a non generalizzare, sono per una o due belle marce. Più che puntualizzare, però c'è la necessità di fare chiarezza sui numeri. Non vorrei che la... non vorrei che però le aziende appunto in regola si fermassero a quei 20 che in delegazione sono andate a Roma, perché questa è una delegazione, speriamo appunto che sia realmente di rappresentanza. No, perché secondo me invece sulla dimensione del fenomeno non sono d'accordo con quello che dice il presidente Gambuzza, perché parlo di dati realistici, che sono quelli da cui parto, ovviamente sono gli stessi, i 25.000 braccianti agricoli della provincia di Ragusa. Bene, sappiamo che l'epicentro di questo settore è la cosiddetta zona trasformata e parina, quindi Acate, Vittoria, Santa Croce. Su questi 25.000 qua abbiamo quasi 15.000 lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici, quindi parliamo di lavoratori che hanno un contratto di lavoro. Solo 10.000 sono a Vittoria. Se noi andiamo a vedere la composizione dal punto di vista della nazionalità di questi lavoratori negli ultimi anni, vediamo come c'è un aumento non graduale ma sensibile, che avviene intorno al 2007-2008, di presenza di lavoratori rumeni. Cioè, negli elenchi anagrafici, parlo del caso di Vittoria, si va da un anno, quando queste persone erano 30, si passa a 1.200. Là qualcosa succede. Succede da un punto di vista, succede ad Acate, soprattutto con numeri e proporzioni ancora maggiori. Cioè, c'è un qualcosa che bisogna leggere da un punto di vista delle dinamiche del mercato del lavoro in questa provincia. Cioè, se da sempre qua noi abbiamo avuto una certa composizione, mi riferisco alla presenza di manodopera specializzata, anche che è quella ad esempio storicamente tunisina, radicata in questo territorio, a un certo punto vediamo che arrivare in massa questi lavoratori, e li vediamo nelle presenze proprio statistiche dei dati INPS. Là secondo me l'unico elemento che spiega questo cambiamento sono le dinamiche salariali, nel senso la disponibilità nel mercato di manodopera a basso prezzo, ancora più basso di quello che erano le condizioni date salariale. Quindi credo che il caporalato, non è proprio il problema fondamentale di questo settore, perché il caporalato più è una cosa che si inserisce nelle grandi campagne di raccolta, penso alla Capitanata Foggiana col pomodoro o altre cose. La nostra agricoltura è un'agricoltura più stanziale, il fabbisogno delle aziende non è di una settimana di manodopera, anche se variabile a seconda dei periodi, però è un fabbisogno che dura tutta una stagione, per cui l'interposizione svolge un ruolo centrale, anche se abbiamo visto che c'è. Il problema sono le condizioni di lavoro e di salario di questi lavoratori. La presenza in massa oggi di lavoratori rumeni rappresenta appunto una dinamica sul campo del mercato del lavoro, che è fatta sul ribasso del costo del lavoro, e questa è l'unica situazione su cui secondo me bisogna intervenire attraverso strumenti anche locali, a partire dalla contrattazione provinciale, a partire anche dal creare elementi di premialità per le aziende in regola. Ma esiste anche non solo una
Invece esiste anche la possibilità di effettuare dei controlli, non solo con i blitz di questo genere, che ovviamente necessitano uno sforzo, immagino, di diverse forze in campo, ma un'attività, ad esempio, da parte dell'INPS più attenta e soprattutto più diciamo sistematica su alcune dinamiche, questa andrebbe fatta, anche perché l'INPS questo già in parte lo fa. Sulla riflessione di Scifo Gambuzzi, questi lavoratori dell'est che hanno spostato un po' il mercato, per modo di dire, questo è un'evoluzione chiaramente frutto dell'allargamento della comunità europea. La Romania, con un anno prima dell'ingresso effettivo, già era, voglio dire, il lavoratore rumeno, potevano accedere. Oggi il rumeno è un lavoratore comunitario e quindi non, chiaramente ha miglior accesso anche dal punto di vista dei permessi, là c'è tutta un'altra situazione. Evidentemente non per questo, voglio dire, non c'è comunque motivo di stare, voglio dire, a monitorare. D'altronde anche nell'ente bilaterale dovremmo avere questo compito di monitorare questi fenomeni. E, poi ci siamo spostati anche nel campo dei controlli. Io ho una statistica che, insomma, lo dico, ma sono 10.000 aziende a Ragusa. Purtroppo devo dire che le attenzioni si concentrano su poche aziende, molte poche aziende, possibilmente le stesse aziende, perché evidentemente, io sono mie ipotesi, o è più facile l'accesso in azienda perché i cancelli sono aperti, arrivano i controlli, esistono stanze per i controlli, uffici per fare i controlli, però ritengo che, siccome siamo ormai, giustamente, per fortuna, entrate anche in una logica di trasparenza, che fosse anche istituito un registro provinciale dei controlli, in cui chiunque può andare. Avete lanciato queste idee? Io l'ho lanciato a Roma, cioè chiaramente ogni anno che ci fosse un registro tenuto presso importanti istituzioni a livello provinciale, in cui chiunque si può recare e dire: sono stati realizzati questi controlli in questa azienda, in questa azienda. Invece di visitare i soliti note. Grazie, era questo quello che volevo dire. È vero che possono confiscare anche i beni di qualche azienda fuori regola? Leggero. Ma ancora questa è un'ipotesi di Martina. È una proposta. Questa è una proposta di Martina, probabilmente del ministro Martina, che l'ha detto in modo forse un po' troppo, perché tutto dipende dal palcoscenico. Se il palcoscenico era, voglio dire, allora fanno effetto queste cose. Sarebbe altra una iniziativa che andrebbe ad imbinguare l'agenzia per i beni confiscati. Mi pare che l'argomento l'abbiamo monitorato, forse abbiamo anche tempo per. Voleva aggiungere qualcosa oppure? No, mi riferisco a questo. No, mi volevo ricollegare al dato dei controlli. Io dico che, ad esempio, un altro fenomeno che colpisce il settore e l'immagine del settore e l'immagine dei lavoratori, della stragrande maggioranza di lavoratori onesti in questo settore di aziende, è la questione delle false indennità. Questo voglio dire, l'INPS conduce da anni giustamente un'azione di indagine già attraverso l'incrocio di dati per vedere se in certe aziende e certi lavoratori usufruiscono indebitamente le prestazioni legate all'agricoltura, e lo fa con una certa minuziosità. Noi diciamo che questa stessa questo stesso modalità di effettuare controlli la si potrebbe già effettuare, ad esempio, per scoprire se ci sono lavoratori a nero, perché una delle cose che fa parte delle proposte che noi come organizzazioni sindacali lanciamo già da qualche tempo è appunto la possibilità di incrociare i dati anche attraverso i dati della fatturazione, gli indici cosiddetti di congruità, cioè quel fatturato, l'azienda, quel monte produzione annuo lo fa con quanti lavoratori?
con chi sono, quante giornate vengono date, cioè questo lo fa l'INPS, però lo fa solo per scoprire i falsi braccianti, perché dice se questa azienda usa troppi lavoratori, poi come dire, in relazione a questa produzione di sicuro ci sono delle giornate in più. Vediamolo anche al contrario, andiamo a vedere laddove ci sono giornate in meno in relazione al fatturato e a quello che si produce. Questo già è una prima cosa. Un altro elemento è quello del mercato del lavoro, cioè dell'incrocio tra domanda e offerta. Noi diciamo, e c'è anche una proposta in Parlamento in questo senso, diciamo che il collocamento, soprattutto per quanto riguarda le mansioni di operai comuni impiegati nelle stagioni agrarie, soprattutto nelle grandi raccolte, il collocamento dovrebbe essere pubblico, nel senso le liste di prenotazioni presso l'ufficio per l'impiego, e le aziende dovrebbero accedere attraverso le istituzioni. Così già un buon passo avanti lo si potrebbe fare in relazione del contrasto, ad esempio, al fenomeno del caporalato e delle interposizioni illegali. Ho visto che Ambuzza prendere appunti, forse ha delle risposte. Beh, insomma, qua, al segretario. Qua vogliamo fare molte volte un passo avanti e 20 indietro. Peppe, scusami se uso, era soltanto. Vabbè, qua si parla sostanzialmente di ricostituire l'ufficio di collocamento e di ritornare alla tabella eterocultura che tutti abbiamo detto non funziona. E il fatto, ritengo che la mia idea, il mio pensiero è un altro. Bisogna che si facciano controlli a 360 gradi, ma che siano controlli per andare a colpire situazioni sostanziali, non aspetti formali, su cui poi si fanno verbale, su cose. Bisogna prima di tutto andare a... Da dieci anni a questa parte, circa 50 imprese sono state oggetto di specifiche e massacranti controlli, ok? Imprese di un certo tipo, per un totale di quasi 1 milione di giornate che queste fanno sul territorio, ok? Non si è rilevato tutti aspetti formali, ma non si è rilevato un lavoratore in nero, non c'è stato un recupero di una giornata di lavoro, e non si è trattato neppure di andare ad individuare prestazioni indebite, soltanto aspetti formali. Ma è tempo perso, sono risorse perse. Qualcuno, perché non si vanno invece a individuare gli aspetti sostanziali? Ultimamente qualche caso, ma le forze dell'ordine, l'INPS, si ferma purtroppo molto spesso agli aspetti formali, ma vorremmo che invece si colpissero gli aspetti. Laddove c'è veramente dal punto di vista delle prestazioni indebite, beh, questo non possiamo che essere d'accordo con la CGL, con la FLAI, evidentemente sono risorse che non possono essere distratte dallo Stato per prestazione in debito e per lavoro mai svolto. Siamo in chiusura, una battuta, Ciro, questo piano giovane che mi pare è andato in tilt, no? È possibile, perché non è che c'è una maledizione, ma la Sicilia ha bisogno veramente di una sua di un piano straordinario di ristrutturazione da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista soprattutto dei gruppi dirigenti. Sì, pare che ci sia di nuovo un problema di risorse legate a questo piano Garanzia Giovani, che già di per sé è un piano, secondo me, che non darà grandi risultati. Dobbiamo chiudere, va bene, grazie al Presidente di Confagricoltura Sandro Gambussa. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Scifo, Segretario della Camera del Lavoro. Di Vittoria, come al solito, appuntamento a domani. Buona giornata.